I social, le partite di calcio, ma soprattutto il saper ascoltare. È la ricetta che ha permesso a Don Roberto, sacerdote di Genova, di riempire la sua parrocchia di giovani. L'inviata Anna Milan. Metto il countdown, tipo... Un passato da DJ, un presente da parroco a Genova. Oltre 300.000 follower su TikTok e la convinzione che attraverso i social i ragazzi si possano avvicinare alla Chiesa. Cioè, a me piace che la Chiesa sia della gente, no? Mi bastonano sempre lì quando dicono fai video in Chiesa. A uno una volta gli ho risposto, beh, insomma, tu fai video a casa tua, no? La Chiesa è la mia casa, no? L'ironia ha un linguaggio diverso, così l'oratorio diventa una casa più grande. Beh, penso che sia un modo per far sentire la nostra vicinanza come chiesa ai ragazzi, perché di solito si dice i ragazzi devono venire in chiesa, per me invece è la chiesa che deve andare verso di loro. Polemiche? Ma polemiche, sai, a volte può mettere in crisi qualcuno, no? Però di Gesù quante ne han dette, no? Lui andava un po' fuori le righe, no? Quindi se mi dovessero dire, ma sei andato fuori le righe, dirò, beh, ma insomma, me l'ha insegnato lui. Palla un po' più indietro, vai. I tiri in porta diventano virali, il gioco si costruisce, il gol più importante si segna assieme. Tanto in chiesa c'era un... ormai non ci va più nessuno.